Al via di nuovo l'Eurogruppo per salvare l'economia comunitaria. Solidarietà, la parola d'ordine per tutti, tranne che per l'Olanda. Il Parlamento spagnolo dedica un minuto di silenzio alle vittime del coronavirus, che sono sempre troppe, anche in Spagna. In calo i consensi al Premier. L'emergenza Covid-19 oltre Atlantico blocca sul terreno la campagna elettorale all'esito della crisi legato a quello delle presidenziali di novembre. L'Eurogruppo ci riprova. Oggi i ministri delle finanze dei paesi della zona euro si riuniscono nuovamente dopo il nulla di fatto di martedì in cerca di una soluzione per salvare il salvabile. L'ha detto Giuseppe Conte e l'ha ribadito Pedro Sanchez. Bisogna agire uniti. La natura straordinaria di questa emergenza richiede forze e nuove misure, altrimenti la nostra unione è in pericolo. Abbiamo bisogno di solidarietà e di una prova inconfutabile che la coesione, che ci definisce come progetto comunitario, non sia solo retorica. Solidarietà è la stessa parola usata dal ministro dell'economia francese, che nel primo incontro ha trovato un alleato di fiducia nella Germania. Parigi e Berlino spingono perché si trovi un'intesa, e anche Angela Merkel ha aperto uno spiraglio in extremis. Siamo pronti per la solidarietà, ha detto. Abbiamo bisogno di un massiccio piano di solidarietà europea, ha detto francese. Abbiamo negoziato tutta la notte e abbiamo fallito. Ci riproviamo, ci arriveremo, ne sono certo. Ci sono opinioni molto diverse sui cosiddetti eurobond. Si discute molto anche sul fondo salvastati, a cui le aziende possono rivolgersi quando le cose vanno veramente male, spiega il ministro delle finanze olandese. Ed è proprio l'Olanda, impegnatasi a non far passare gli eurobond e a sostenere il MES con condizionalità, che si ritrova ora sola contro tutti, forse. L'Europa è ufficialmente in recessione e i ministri delle finanze sono chiamati in queste ore a riunirsi per sciogliere la matassa che si è creata intorno alla mutualizzazione del debito europeo, i cosiddetti eurobond, ormai oggetto di un'aspra polemica. Le promesse non sono affatto buone, l'Olanda ha passato nel suo Parlamento due mozioni contro gli eurobond, appunto per spingere la linea dura, mentre quotidiano tedesco ha affermato che la mafia starebbe aspettando i soldi dell'Unione Europea. E ovviamente la reazione da parte dei politici italiani è stata molto forte, mentre il premier Giuseppe Conte, supportato da molti leader europei, ribadisce un solo messaggio: l'Europa solidale faccia un passo avanti, altrimenti c'è il rischio che possa naufragare l'intero progetto europeo. Per far ripartire l'economia servono quindi nuove linee di credito. Ora il dibattito è su chi deve mettere le garanzie e a quale prezzo. Susan Dabus, Euronews, Bruxelles. Nelle ultime 24 ore sono stati 683 decessi per coronavirus, per un totale di ben 15.238 morti. L'infezione ha contagiato più di 150.000 persone in Spagna. Per questo alle Cortes si è tenuto oggi un minuto di silenzio. La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia da coronavirus e comincerà presto il processo di allentamento dell'attuale lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation, ma la situazione resta grave, ha chiarito Sanchez, che è quasi l'unico premier europeo a perdere consensi, vista la straordinaria lentezza nella reazione davanti alla pandemia montante, una impreparazione dovuta anche alla mancanza di presidi sanitari adeguati. Mentre Merkel, Conte e Macron sono risaliti moltissimo nel consenso, Sanchez, allertato dalla crisi negli altri paesi, si è fatto prendere di contropiede e il paese sta pagando un prezzo altissimo al coronavirus. E questo nonostante la collaborazione di tutti, come coloro che si sono incaricati di fornire pasti all'equipe degli ospedali, uno dei tanti gesti di solidarietà nazionale visti in molti paesi. Le corsie degli ospedali in Italia come fossero trincee, in prima linea l'esercito e gli operatori impegnati ad evitare la caporetto sanitaria, ma i numeri fanno male. Ad oggi sono 103 i medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. In poche ore sono state segnalate altre 7 vittime. L'Istituto Superiore di Sanità registra oltre 13.500 contagiati tra medici e infermieri.
abbondanza, anche se eravamo tutti positivi, perché avevamo nel frattempo, nel passare dei giorni, anche i nostri colleghi che si infettavano. Presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo sono stati creati dei gruppi di supporto psicologico per aiutare il personale medico, che deve vincere la paura del contagio per sé e per le proprie famiglie e farsi carico del dolore dei pazienti e dei loro cari. Secondo la Protezione Civile in Italia la curva epidemica è in discesa, ma la pressione comunque non è e chi ha dovuto convertire rapidamente le sale operatorie in stanze di terapia intensiva e fare spazio al maggior numero possibile di letti per curare i pazienti di Covid-19 che affrontano la loro battaglia da soli e spesso vengono sedati e intubati. Alla morte non ci sei abituato comunque, perché tu fai di tutto comunque per quel malato e alla fine ci vuole pure sotto di te che già destinato un altro destino per quel malato. L'incremento nel numero di guariti, 2099 nelle ultime 24 ore, è il vero incitamento ad andare avanti per gli eroi della guerra al coronavirus. 치료된 사람들은 2,990명이라고 그럽니다. Alle prese con Covid-19 gli Stati Uniti difficilmente si proiettano verso la presidenziale di novembre. Ormai è certo che Joe Biden sarà comunque lo sfidante di Trump, dopo che Bernie Sanders ha gettato la spugna e l'epidemia sarà, manco dirlo, il terreno di scontro. Stando al sondaggio di CNN, il 55% degli intervistati ritiene che l'amministrazione abbia gestito finora malissimo la crisi. Faremo uno studio su quanto abbiamo fatto. Sapete, altri paesi hanno fatto molto meno, ma anche lo hanno sbagliato. Voglio dire, ha sbagliato molto e in molti modi. Aveva torto quando ha minimizzato, per esempio, sulla vicenda Covid-19. E Biden prova già a trovare il suo spazio. 그냥 참여하지 않고 있는 그런 상태라고 뭐 그런 것 같은데요. L'altra faccia di questa crisi dice è la quantità di dolore che sarebbe potuto essere evitato con un'azione decisionale rapida e decisiva. Questa è una sfida che richiede leadership, richiede trasparenza e urgenza. La situazione sanitaria con quella politica è fluida e da qui a novembre, sia perché le elezioni non vengano rinviate, la partita presidenziale è tutta da giocare. False notizie online, tracciabilità dei nostri telefoni e stato d'emergenza. Abbiamo parlato degli effetti del coronavirus sui nostri diritti fondamentali con la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova. Lei crede che la protezione dei nostri dati personali sia a rischio? Non in questo momento, se si dovesse intraprendere la misura della tracciabilità dei movimenti tramite smartphone, se ne chiederebbe comunque un senso informato. Riguardo allo stato d'emergenza, poi sappiamo che non durerà per sempre. Sono misure specifiche per periodi d'emergenza. C'è un paese, l'Ungheria, dove lo stato d'emergenza potrebbe essere invocato. Lei crede che ci sia ancora la democrazia in Ungheria? Questa domanda è un po' difficile, perché se si prende il decreto legge ungherese sullo stato d'emergenza, la lettera è molto simile a quelli già approvati in altri paesi. Ma ovviamente le situazioni pregresse di questo paese, legate al suo primo ministro, inducono a rimanere vigili e a non abbassare la guardia. Secondo lei quali sono i paesi più attivi nella diffusione di false notizie e cosa fa l'Unione Europea per combatterle? Il nostro servizio europeo per l'azione esterna nell'ultimo rapporto ha denunciato un'ingente quantità di disinformazione che coinvolge anche i temi legati al coronavirus. Queste fonti sono vicine al governo russo. Abbiamo notato anche che la propaganda contro l'Unione Europea si sta inasprendo.
fight now against the EU. We will never fight. Ecco, non credo che risponderemo mai a tutto questo generando false notizie a nostra volta. Grazie davvero per essere stata con noi. Thank you very much. Hungary도 EU 회원국 맞나요? 지금 현재 27개국이라고 알고 있거든요. 헝가리 한번 봐봐야 되겠어요. 아마 회원국이 맞는 것 같은 느낌이 드는데요. 헝가리에서 저때 며칠 전인가 지난번인가 그 의회에 그 통과시키느냐 아니냐 뭐 그런 내용이 있었거든요. 이 관련해서 프라이버시 뭐 이런 관련해서 뭐 하여튼 그런 법을 입법하는지 말하는지 뭐 그런 내용이 있었어요. 그 내용은 뉴스에 안 들어가서 그냥 지나쳐서 자세히는 모르겠는데 그런 내용이 있었어요. 그래서 지금 조금 전에 남성이 EU 관계되는 남성이 이제 헝가리 조금 전에 여성 정치인한테 그 관련해서 물었던 거죠. 물었던 내용이고 그 여성 정치인은 말로는 프라이버시 침해될 그런 위험성 없다 뭐 그렇게 얘기한 것 같아요. 예, 오늘 내용 중에 어떤 게 있었냐 하면요, 낮에 내용 중에는 오스트리아 같은 경우는 록다운을 빨리 해제할 것 같다 뭐 그런 내용이 있었어요. 스웨덴은 여전히 국민 면역인지 집단 면역인지 뭐 그거 하고 그런 상태로 있고요. 정치권에서 좀 위험 부담이 있는 것 같다고 좀 움직임도 있기는 한데 아직 여전히 제재하고 이런 건 없어요. 없고 오스트리아 같은 경우는 제재를 빨리 가했기 때문에 좀 더 빨리 재가동한다고 나라를 뭐 그렇게 얘기했어요. 4월 20일 뭐 그때 다음 주부터 부활절 하루 여기가 부활절이 파스쿠아라 하는데 파스쿠에토 이러면 부활절 그 뒷날 또 이제 부활절 연장된 이제 연휴예요. 이틀간 연휴를 하는데 그러니까 파스쿠에토 지나고 난 다음 날부터 이제 유치원 같은 경우는 정상적으로 이제 가동하는 걸로, 그러니까 맞벌이 가정의 자녀들 이제 부모가 이제 일 이제 재개할 것 같으면 이제 봐줘야 해서 이제 유치원부터 먼저 가동하는 걸로 뭐 재개하는 걸로 뭐 그러고요. 예, 오스트리아가 아까 오스트리아 총리인가요? 대통령인가? 하여튼 발표하기를 오스트리아가 빨리 제재를 갔기 때문에 이게 해제도 빨리 이루어진다고 그렇게 좀 자부심 느끼는 그런 말을 발표를 했어요. 오스트리아가 유럽 역사가 많이 아주 복잡한데 예전에 뭐 유럽을 구라파라는데 구라파 전쟁이래요. 그 뭔가 왜 그러냐면 배속이 막 배탈 난 듯이 막 이렇게 부글부글한 그런 구라파 전쟁이 났다 이렇게 표현을 하던데 유럽 역사를 들여다보려면 너무너무 골치 아파서 아유 지금 뭐 포기한 상태예요. 저 역사에 관심이 많은데도 유럽 역사 여기서 전쟁 나고 저기서 전쟁 나고 아유 정말 너무 복잡해요. 그러는데 오스트리아 뭘 얘기하려고 했냐면요. 오스트리아와 독일 두 나라가 다 독일어를 사용하거든요. 그런데 저 나라는 왜 합해지지 않는가 한번 이곳에 선생님한테 한번 질문을 해봤어요. 그랬더니 오스트리아는 나름의 자부심을 갖고 있는 나라예요. 그 역사에서 보면 독일은 바바리, 좀 야만족 뭐 이렇게 표현이 되고요. 그 로마 제국을 멸망시킨 그 독일 지금 게르만족이니까 뭐 그렇게 아이고 역사 지식. 이거 탈론하네요. 하여튼 그러면서 이민족이 내려오면서 그 로마 제국이 고대 로마 제국이 멸망한 이유가 거기 있다고 뭐 그렇게 들었는데요. 헝가리 같은 경우는 아니 오스트리아 같은 경우는 합스부르크 왕가
근세까지 올라갈 것 같으면 비스마르크 이름 들어봤죠? 그때까지 올라가는 거예요. 그냥 유럽을 통치했던 합스부르크, 아주 권세 강했던 합스부르크 왕가의 그 명맥을 이어가고 있는 나라가 지금의 오스트리아인 거예요. 그러니까 독일과 오스트리아는 바로 인접한 나라고 같은 독일 같은 언어를 사용하는데도 합하지 않는 거예요. 뭐 그런 이유도 있다. 뭐 자세히 그 아흔 네 마까지는 모르겠지만 하여튼 그냥 저렇게 살고 있어요. 동일 언어고 그런데 두 나라는 경계를 짓고 살고 있습니다. 예. 아이고 이태리가 코로나 19 한 나흘 정도까지는 좀 약간 계속 증가는 몇천 명씩 4천 명 뭐 이렇게 3천 명 하루에 확진자가 이렇게 많이 나타난 것도 숫자도 많은데 나흘 정도까지는 좀 그래도 진정세가 있었는데 오늘 어제 또 4천 명을 넘어가는 그런 경우가 됐다고 그럽니다. 아이고 언제 이 코로나 19가 안정이 될지 모르겠습니다. 잡힐지 모르겠어요. 아 그리고 특이했던 뉴스가 또 어떤 게 있었냐면요. 코로나 19 감염됐다가 치료 완치됐던 사람 혈액에서 그 뭐지 항체를 뽑아서 그것을 이제 주입한다 뭐 그래서 치료한다 뭐 그런 내용도 있었어요. 그것도 시도 코로나 19 퇴치하는 방법 중에 하나로 시도하는 방법이라고 그럽니다. 어쨌든 빨리 잘 되기를 바라고요. 모두 건강하시기 바랍니다. 영국의 존슨 총리는 14일간인가 자가격리 처음 감염됐을 때 잘한다고 그러더니 결국은 지금 집중치료실에서 지금 치료를 받고 있다고 그럽니다. 에휴, 나이가 55세면 그 등체구로 봐서도 아주 건강체던데 집중치료까지 갈 정도면 이 바이러스가 완전 독종인가 봐요. 그러니 다들 조심하시기 바랍니다. 그럼 오늘 하루도 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 차오!